siamo spostati, amici telespettatori, un po' distante dal comune di Fossa Cesia, una frazione Villa Scorciosa, e siamo in compagnia di Vitalino Damario, un cittadino appunto di Fossa Cesia, ma anche se vogliamo un appassionato della storia, dei luoghi che appunto si sono insediati qui e parliamo di tanti, tanti, tanti anni fa. Insieme a Vitalino ripercorreremo un po' la storia anche di questa frazione che lei ci diceva prima. Era proprio un comune. Allora partiamo da qui. Vitalino, intanto buongiorno. Anche a te, buongiorno. Allora, Villa Scorciosa, lei ci diceva che prima era un comune. Era un comune, sì, un comune fino al 1800, metà del 1800, e poi ha perso questa qualità perché non era in grado di sostenersi economicamente e quindi è stata presa una decisione dall'alto di annetterla ad un altro comune. Annetterla a un altro comune e c'erano diverse scelte da fare. Perché questo è un paese, ma i paesi più vicini abbiamo Rocca San Giovanni a pochi chilometri, abbiamo Lanciano, perché se andiamo a vedere la cartina geografica, il territorio di Villa Scorciosa sta proprio e sembra un'insenatura all'interno del territorio di Lanciano, però non ha mai avuto contatti con Lanciano. Era una parrocchia della diocesi di Chieti Vasto. Invece Lanciano è Lanciano Ortona, quindi non poteva essere annessa a Lanciano né alla vicina Santa Maria in Baro o Mozzagrogna, e quindi si è dovuto trovare Fossa Cesia, che dista ben quasi 9 chilometri da Villa Scorciosa, quindi tanti, mentre Lanciano dista solo 3 chilometri. Bene, comunque sia, adesso questa frazione arricchisce ancora di più invece il bacino delle bellezze anche storiche e architettoniche del comune di Fossa Cesia, attraverso ad esempio la chiesa che abbiamo alle nostre spalle, la chiesa di San Silvestro. Allora, Vitalino, ce ne parli un po'. Allora, la chiesa di San Silvestro, qui abbiamo il cimitero e abbiamo la chiesa di San Silvestro. Sulla nostra destra adesso vediamo tanto verde, una vallata. Questa vallata invece prima ospitava il vecchio paese che non si chiamava Villa Scorciosa ma Scorsosum, e quindi i suoi abitanti abitavano nella valle. I primi insediamenti umani risalgono già nel Neolitico, 6.000-7.000 anni fa. E poi ci sono state tante vicende che hanno portato ad abbandonare il paese, non l'ultima dopo il forte terremoto del giorno di Santa Barbara nel XV secolo. E la popolazione è stata decimata, erano rimaste pochissime in vita, qui a Scorsosum, ma c'erano anche altri due insediamenti vicino, Villa Canaparo e Girola. Ecco quindi che negli anni successivi noi abbiamo avuto anche gli sbarchi dalla Dalmazia, quindi gli slavi che sono arrivati e che sono sbarcati nel porto di Vasto, nel porto di Ortona, quindi nelle vicinanze, e quindi hanno cominciato a salire verso l'entroterra e sono arrivati anche qua, che hanno ripopolato questa zona. Non solo hanno ripopolato questa zona, ma hanno dato a questa zona anche la possibilità di ampliarsi, di unire i tre centri urbani e di creare Villa Scorciosa. E quindi noi dal XV secolo abbiamo Villa Scorciosa, il nome che ha ancora oggi. Ecco, parliamo invece di questa bella chiesa che abbiamo alle nostre spalle, la chiesa di San Silvestro, che dalle iscrizioni proprio sopra il portone c'è scritto addirittura 1087. Sì, 1087, quindi una chiesa antichissima. Molti storici riportano che è la terza parrocchia della nostra zona, dopo Santa Maria Maggiore di Lanciano e Santa Pollinare, che è una frazione di San Vito. La terza parrocchia è la parrocchia di San Silvestro. San Silvestro, Papa, che è qui a Villa Scorciosa. 1087, siamo un po'. Sempre con San Giovanni in Venere, quindi sempre nello stesso periodo, ritroviamo anche tante strutture simili, quindi è una chiesa monacale di stile romano. Questa è una chiesetta particolare. Io ricordo da bambino che venivo qua, noi venivamo a giocare perché avevo un pavimento in legno con un ossario.
e noi bambini andavamo sotto a riprendere le ossa, a cercare di ricostruire gli scheletri. Dalla vicina Chieti, dall'università, venivano studenti a prendere le ossa che studiavano. Poi negli anni 70 abbiamo avuto un incendio perché si stava facendo dei lavori e questi lavori hanno incendiato la chiesa, che il pavimento in legno, l'ossario, il tetto completamente bruciato, ed è stato ristrutturato solamente alla fine degli anni 90, quindi inizio 2000, e oggi abbiamo questa chiesetta così, ma tante cose sono andate perdute. Ecco, lei ha tra le mani dei libri, ci voleva appunto citare qualcosa, perché? Dire che sono stati in tanti a scrivere su Villa Scorciosa, il grande Bocà, che già ha scritto tantissime volte, ha citato Villa Scorciosa. Poi abbiamo questo libro di Di Nicola, Paesi d'Abruzzo, che riporta Villa Scorciosa, uno dei 30 paesi più vecchi d'Abruzzo, come origine di insediamenti popolari. Poi abbiamo avuto Leo Di Paolo, che è un nostro concittadino che adesso vive a Bologna, che l'ultimo libro che l'ha scritto 2 anni fa, La tribù scorciosana, partendo proprio da un concetto di tribù. E poi altri libri che hanno parlato di Villa Scorciosa, e Nicolucci Alberto, che è un professore di Fossa Cesia in pensione, che ha scritto appunto La guerra e società Fossa Cesia, storia e memoria nel 43-45. E non per ultimo un libretto scritto da Attilio Piccirilli, che ha dedicato interamente a Villa Scorciosa, riportando tante notizie e altro, e tanti altri che non vado a citare, però comunque un paese che è stato sempre di interesse per molti. Siamo sempre a Villa Scorciosa, ancora con il nostro amico Vitalino Damario, questa volta però dinanzi alla chiesa di San Carlo. Sì, qui siamo davanti alla chiesa di San Carlo, in piazza San Carlo. E la chiesa di San Carlo, la storia ci dice che è stata costruita dopo che le popolazioni hanno abbandonato il vecchio paese nella valle di San Silvestro e si è spostata qui in questa zona a costruire il nuovo paese. Quindi hanno costruito la chiesa di San Carlo. La nostra popolazione oggi si può dire di origine, per la maggior parte di origine slava, come abbiamo detto prima, dopo il terremoto del giorno di San Barbara del XV secolo, e sono arrivati gli slavi che si sono insediati in questa zona. E una cosa interessante è che San Carlo è la chiesa principale, però non si festeggia Villa Scorciosa San Carlo. La festa principale è la Madonna delle Grazie, che una volta si festeggiava il 27 di aprile e oggi è stata spostata alla prima domenica di luglio. E San Silvestro Papa, invece, la chiesa che abbiamo visto prima, è anche il patrono di Villa Scorciosa. Quindi il 31 di dicembre è la festa di San Silvestro ed è il patrono di Villa Scorciosa. Questa chiesa è stata ristrutturata nel 1933, però nel conflitto mondiale ha subito danni
da cannonate e quindi è stata ristrutturata nell'anno 58. Nel 58 è stata ristrutturata e poi altre modifiche sono avvenute successivamente. Quindi questa è oggi rappresenta la chiesa del paese e quindi la chiesa principale, anche se San Silvestro viene comunque, anche lì si celebrano le messe in periodi particolari. Concludiamo il nostro tour a Villa Scorciosa, sempre con il nostro amico Vitalino, questa volta in un posto molto curioso, il primo circolo di Villa Scorciosa, che pensate risale al 1925, dico bene? Siamo nel 1925, quindi appena dopo il primo conflitto mondiale, e quindi molti tornano dalla guerra e hanno vissuto esperienze diverse, non più quelle contadine con le proprie famiglie, ma stare insieme a tanti altri e condividere le paure e tanto altro. Quindi di ritorno, ecco, volevano comunque portare qualcosa di nuovo, e quel qualcosa di nuovo era anche dal punto di vista sociale, stare insieme agli altri, costruire insieme agli altri delle cose. E nascono dei dissidi con il vecchio proprietario della cantina, che aveva la cantina dove si giocava, dove si beveva il quartino di vino e la gassosa, si mangiava qualche cosa, e i dissidi portano alcuni amici, inizialmente si dice che erano solo quattro, e dice vabbè, non frequentiamo più la cantina ma ci ritiriamo in una camera, e hanno trovato una camera abbandonata dove si ritrovavano, ognuno portava qualcosa dalla propria casa, giocavano insieme, bevevano insieme e mangiavano insieme. Ecco, piano piano nasce questo circolo. Il primo presidente è stato appunto Giuseppe Di Piero, ma qui abbiamo un bellissimo statuto, il vecchio statuto proprio del 1925, stampato poi nel 1948, che è ancora valido per questo circolo, che oggi conta quasi 200 iscritti e ha avuto tante vicissitudini, però comunque continua ad esistere, e purtroppo il lockdown ha bloccato tante attività anche dal punto di vista sociale. Una famosa sagra della Marrocca, quindi le pannocchie, che ha una storia trentennale, che serviva anche per finanziare le attività culturali e le attività sociali del circolo. Bene amici, noi vi ringraziamo per averci seguito. Termina qui la nostra puntata di Viaggio in Abruzzo, dedicata a questo splendido comune della provincia di Chieti, Fossa Cesia, che abbiamo conosciuto proprio attraverso le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Alla prossima!